Ciao bambini, ciao bambine. Ora vi presento un nuovo albo, si intitola La Parolaccia, di Luca Tozzi e Cristina Petit per Pulce Edizioni. Cosa succede quando un bambino dice una parolaccia e quando la dice un grande? Andiamo a vedere cosa succede in questo bellissimo albo. La Parolaccia. Il protagonista di questa storia si chiama Tao, un bambino che abita in un paese lontanissimo, dove si parla una lingua diversa dalla nostra. Mi slurpo un cioccolatucco. Lavati, ciocca bronco. Cirinciao. Che schifisco. Adomenski. Buongiorno. È tardo, sbrigulati. Grafen. Uffu, sono stonfo. Presno. Un giorno il papà di Tao si schiacciò un dito e dalla sua bocca uscì una parolaccia che finì per terra. Cacastrumbo! Tao, che non l'aveva mai usata, la raccolse incuriosito e se la mise in bocca senza farsi vedere. Cacastrumbo! Cacastrumbo! Aveva un sapore strano. Anche se non ne conosceva il significato, Tao la volle subito provare, così la disse alla sorellina Cacastrumbo, che scoppiò a ridere. Il giorno dopo la volle provare anche a scuola e la maestra s'arrabbiò moltissimo. Cacastrumbo! Ma i compagni ridevano e a Tao questo piaceva. Tao teneva quella parola sulla lingua e ogni volta che apriva bocca usciva sempre solo quella. Cacastrumbo! 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 Più i grandi lo sgridavano, più lui continuava. Ma a un certo punto, a forza di sentire sempre solo quella parola, anche i suoi amici cominciarono a stufarsi. Tao era diventato noioso e non li faceva più ridere. Cacastrumbo! Anzi, a volte diventava davvero antipatico. Cacastrumbo! Cosa succederà al nostro amico Tao? Riuscirà a liberarsi di questa parola? Cacastrumbo? Questo libro si intitola La Parolaccia, è di Luca Tozzi e Cristina Petit e di Pulce Edizioni.